Un 63enne di Borgo Taro arrestato e poi rimesso in libertà. I carabinieri hanno scoperto che in un campo aveva una vera e propria piantagione di canapa indiana. I consiglieri di minoranza di Gente del Borgo hanno presentato una interrogazione al sindaco in merito allo stato di pavimentazione in porfido nelle vie del centro storico del paese. Si è spenta ieri mattina dopo una lunga malattia Vittoria Varazzani, moglie del dottor Gino Grossi. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio nella chiesa di San Domenico. Nell'ultimo consiglio della comunità montana, sindaci e consiglieri presenti hanno dedicato la maggior parte della seduta a discutere sul futuro dell'ente comprensoriale. Il presidente del consorzio di bonifica parmense, Meuccio Berselli, ha svolto a Berceto un sopralluogo accompagnato dal sindaco Lucchi per conoscere da vicino le esigenze del territorio. Tifosi delusi dal risultato dell'atteso derby tra Valtaro e Valceno. Dopo ben 27 anni, Borgotaro e Bardi sono tornate ad affrontarsi in un campionato e non sono andate oltre lo 0-0. Buonasera da RTA e benvenuti al nostro telegiornale. Buon lunedì. Apriamo subito con la cronaca. A Borgo Taro è stata scoperta una piantagione di canapa indiana. Un uomo di 63 anni è stato arrestato ma poi subito rimesso in libertà. Sentiamo tutti i particolari. Scoperta a Borgo Taro una piantagione di canapa indiana. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Borgo Taro hanno arrestato in flagranza di coltivazione di sostanze stupefacenti un 63enne contadino del capoluogo valtarese. Nell'ambito di una specifica attività investigativa avviata avendo acquisito elementi da far ritenere che l'uomo fosse dedito alla coltivazione di canapa indiana in un terreno in suo uso sito in una località isolata, sono stati eseguiti alcuni servizi al termine dei quali, avendo accertato l'effettiva responsabilità dell'uomo nella creazione di una piantagione, i militari lo hanno sorpreso nel terreno e alla sua presenza hanno rinvenuto 28 piante di canapa indiana di altezza non inferiore a 130 cm. Il successivo e rapido esame chimico ha confermato che le piante avevano già sviluppato il principio attivo della droga. L'esame del narcotest permette di individuare infatti le sostanze stupefacenti in base ai colori assunti da appositi reagenti, rosso per la canapa. L'uomo, di fronte all'evidenza dei fatti, ha ammesso subito le proprie colpe e di seguito le piante sono state sequestrate ed il 63enne arrestato e poi condotto, una volta espletate le relative formalità, presso il Tribunale di Parma per essere giudicato con rito di direttissimo. In quella sede l'arresto è stato convalidato ed il procedimento rinviato ad altra data, così da consentire l'esecuzione sulle piante delle analisi necessarie a stabilire il numero di dosi ricavabili. L'uomo è stato poi rimesso in libertà. Le prossime indagini saranno ora finalizzate ad individuare la destinazione della sostanza stupefacente che sarebbe stata ricavata dalla piantagione. I consiglieri comunali di minoranza di Gente del Borgo hanno presentato al sindaco e all'amministrazione comunale di Borgo Taro una interrogazione in merito al porfido, alla pavimentazione in porfido nelle vie del centro storico del paese e che è stato oggetto, come ricorderete, nelle scorse settimane anche di un nostro servizio. Sentiamo. Alessandro Bocci, Roberto Marchini e Roberto Stefanini, consiglieri comunali del gruppo Gente del Borgo, in una interrogazione a risposta scritta interrogano il sindaco Diego Rossi e l'amministrazione in merito allo stato della pavimentazione in porfido nelle vie del centro storico del paese. Considerato che, si legge, la pavimentazione in porfido delle vie del paese presenta uno stato di degrado evidente con sistemi di bloccaggio tra i cubi del tutto inadeguati, che numerosi avvallamenti di parecchi centimetri sono evidenti quasi con continuità in via Filippo Corridoni e si presentano copiosi anche in via Cesare Battisti e in via Cassio, che tali avvallamenti sono pericolosi sia per la viabilità pedonale che per quella veicolare, che creano infatti discontinuità con le parti di pavimentazione non cedute formando scalini di diversi centimetri, soprattutto in corrispondenza dei chiusini e dei pozzetti stradali, che i cubetti di porfido mancanti sul piano stradale sono innumerevoli ed oltre ad avere un aspetto indecoroso risultano particolarmente pericolosi
rischiosi per la viabilità pedonale e non a caso si sono già verificate cadute e ferimenti di numerosi cittadini, soprattutto anziani, e che era evidentemente compito dell'amministrazione del tempo verificare che la pavimentazione fosse eseguita a regola d'arte prima di effettuare i pagamenti alla ditta incaricata dei lavori, chiede all'amministrazione comunale se intende intervenire e con quale tempistica per rimuovere la pavimentazione oggetto del cedimento, per consolidare il fondo con successivo riposizionamento della pavimentazione per inserire gli elementi di porfido mancanti, e se si sono effettuate contestazioni legali a tale ditta e il relativo stato dell'iter giudiziario al fine di recuperare la somma così incautamente spesa, o se al contrario l'importo dei lavori di ripristino graverà per intero sul bilancio comunale e quindi sugli incolpevoli cittadini di Borgo Taro. Borgo Taro in lutto per la scomparsa avvenuta ieri mattina dopo una grave malattia di Vittoria Varazzani Grossi, moglie del cardiologo Gino Grossi e cognata dello scomparso ex sindaco di Parma, Lauro. 76 anni, era persona ancora molto attiva, dinamica, con una carica invidiabile nonostante l'età. Vittoria Varazzani si è dedicata per tutta la vita alla sua famiglia, al marito e ai tre figli. Da giovane aveva lavorato presso la tabaccheria di famiglia che si trovava proprio nel centro del paese. I funerali saranno celebrati mercoledì 5 ottobre alle ore 14:30 nella chiesa di San Domenico, con partenza dall'abitazione in via Picenardi. Nella stessa chiesa, questa sera alle 20:30, verrà recitato il Santo Rosario. Oltre al marito Gino Grossi, Vittoria Varazzani lascia ai figli Angelo, medico a Bologna, Enrica, commercialista, e Giovanna, insegnante, oltre a diversi nipoti. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione e della proprietà di RTA. L'amministrazione comunale di Borgo Taro rende noto che è stato prorogato l'accordo sottoscritto con tutti gli enti gestori delle utenze di acqua e gas, quindi Montagna 2000 e E.ON, per la rateizzazione dei pagamenti delle utenze fino al 31 dicembre di quest'anno. Le famiglie a rischio perdita lavoro, le famiglie che dal 1 gennaio del 2009 hanno avuto problemi occupazionali possono presentare la domanda di rateizzazione del pagamento delle utenze di gas e di acqua. La presente agevolazione è rivolta a persone fisiche, quindi sono esclusi titolari di partita IVA, intestatari del contratto con l'ente gestore oppure componenti del nucleo familiare anagrafico e residente nel comune in cui l'utenza è ubicata. I cittadini interessati possono rivolgersi presso l'ufficio servizi sociali del comune di Borgo Taro oppure rivolgersi direttamente presso gli sportelli di E.ON e Montagna 2000. I modelli sono disponibili presso il comune o gli sportelli degli enti gestori oppure ancora scaricabili dai relativi siti internet. Per informazioni, il comune di Borgo Taro è a vostra disposizione con l'ufficio servizi sociali al numero di telefono 0525 92 17 10. Si è tenuto sere fa il Consiglio della Comunità Montana, erano diversi punti all'ordine del giorno, ma poi alla fine i presenti hanno finito per discutere in modo anche approfondito del futuro dell'ente comprensoriale. Convocato per approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Consiglio della Comunità Montana, riunitosi presso la sede di Palazzo Tardiani a Borgo Taro, ha finito per dedicare la maggior parte del dibattito al futuro dell'ente. Al riequilibrio finanziario si è provveduto con l'applicazione di circa 273.000 euro provenienti dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. La parte del leone l'ha fatta come al solito la discarica dei piani di Tiedoli, alla quale sono stati destinati 134.000 euro, 90.000 per lavori di messa in sicurezza e 44.000 per coprire le minori entrate sul preselettore, ma importanti finanziamenti hanno ottenuto anche i comuni di Albareto, 25.000 euro per la strada Albareto-Zeri e Tornolo con 10.000 euro per la strada del Monte Penna. Nonostante alcune vivaci contestazioni, alla fine l'atto è stato approvato, anche se con il voto contrario dei consiglieri Marazzi, minoranza di Bore, Monteverdi, minoranza di Bedonia, Maloberti, minoranza di Albareto, Maini, maggioranza di Fornovo e Lucchi, maggioranza di Berceto, nonché l'astensione di Devoti, minoranza di Pellegrino Parmense, Darè, minoranza di Valmozzola e Gandolfini, maggioranza di Bardi. Molti, numerosi poi, gli interventi sul futuro dell'ente che è ancora tutt'altro che chiaro. È in atto una riflessione, un dibattito da parte di tutti i sindaci nel capire qual è la soluzione migliore per il nostro territorio, alla luce di tutte le nuove normative che stanno uscendo a fronte della crisi
internazionale che c'è, ma con i tagli che ci sono stati agli enti locali, che determineranno veramente una situazione molto difficile, e quindi la necessità di gestire insieme le funzioni è ineludibile e inevitabile. Chiaramente bisogna individuare qual è l'ambito ottimale. Io penso che la comunità montana fra luci ed ombre abbia svolto un ruolo importantissimo per il nostro territorio, e penso che possa avere un ruolo anche per il futuro, in una nuova forma. Abbiamo parlato di unioni, la comunità montana è già unione, bisogna capire se appunto unione e comunità montana, all'interno di quest'unione si possono creare degli ambiti ottimali. L'ipotesi che sta venendo avanti appunto è quella di creare l'ambito della Valceno e di creare due ambiti all'interno della Val Taro, che prevedono l'alta valle del Taro e la bassa valle del Taro. È una riflessione che deve poi tenere conto di quello che prevedono le norme, e in questa fase anche la Regione dovrà dire la sua. In effetti poi sono in corso nel prossimo mese delle riunioni anche a livello regionale. Questa sera nel Consiglio ne abbiamo dibattuto, ognuno ha espresso la propria opinione, abbiamo iniziato un percorso che spero possa portare poi a un risultato positivo. Ripeto qua quello che ho detto anche in sede di conferenza, che sarebbe auspicabile, penso, che anziché farci dettare le norme da altri, di trovare fra di noi una soluzione il più possibile condivisa e che ci veda convintamente tutti uniti. È un auspicio che faccio e che penso possiamo fare lo sforzo per cercare di attuarlo. Ad inizio seduta sono stati surrogati i rappresentanti della minoranza di Pellegrino Parmense, con Maria Chiara Devoti che ha preso il posto di Nicola Croci, e della maggioranza di Bardi con Franco Gandolfini che è succeduto a Roberto Marchini. Vi è stato inoltre l'ingresso di nuovi rappresentanti del comune di Borgotaro dopo le recenti elezioni amministrative, ovvero Domenico Lamanna per la maggioranza e Roberto Marchini per la minoranza. L'amministrazione comunale di Bardi presenta la Music School di Paolo Bertoli. Sono aperti corsi di musica per bambini, giovani e adulti a livello amatoriale e professionale. I corsi saranno quelli di chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico, pianoforte, tastiere, batteria, canto, fisarmonica, piano e cromatica, organetto, teoria e solfeggio e ancora pop, musica leggera, rock e liscio. Per informazioni, iscrizioni ai corsi dovete contattare il 335 5478 244, oppure rivolgersi all'ufficio segreteria del comune di Bardi. Vi ricordo che i corsi si terranno proprio presso il comune di Bardi. E a proposito di corsi, l'Unidanza organizza dei corsi di ballo latino e ballo di sala. Il primo incontro si terrà giovedì 6 ottobre alle ore 21 presso la casa del volontariato in via Divisione Giulia a Bedogna. Per informazioni potete chiamare il 347 69 70 690. E adesso ci spostiamo a Berceto. Meuccio Berselli, presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, ha tenuto infatti in questo paese un sopralluogo accompagnato dal sindaco Luigi Lucchi. Ha da subito condiviso sia i singoli progetti di intervento che le strategie operative. Questa a Berceto è la prima tappa di un vero e proprio tour presso tutte le amministrazioni comunali della montagna per conoscere più da vicino le specifiche esigenze di ogni territorio. Vediamo. Questa mattina incontriamo il direttore del Consorzio di Bonifica, Berselli Meuccio. È un incontro che riteniamo importante soprattutto per i comuni montani, quindi per Berceto, perché grazie anche ai tecnici, grazie all'apparato amministrativo del Consorzio di Bonifica, si riescono a ottenere delle cose, dei lavori che interessano in modo particolare sulle case sparse, che interessano in modo particolare la difesa del territorio, quindi il governo anche delle acque superficiali. C'è sempre stato un buon rapporto, è ovvio che le risorse sono a volte insufficienti rispetto alle esigenze, ma abbiamo sempre trovato un supporto anche a livello tecnico e anche a livello di passione nei confronti del nostro territorio, che oggi è destinato a crescere, con un ex amministratore di un comune e quindi una persona che, al di là delle preparazioni professionali, ha anche una capacità di immaginazione, di preparazione a livello amministrativo, conosce le esigenze che possono essere dei sindaci del territorio, e quindi è una collaborazione che è destinata a migliorare, e mi fa particolarmente piacere mettere in condizioni il direttore di conoscere quella che è un po' la situazione del comune di Berceto, che
seppur è un comune di montagna, quindi simili ad altri, ognuno poi ha delle sue peculiarità e delle sue priorità che pensiamo anche di soddisfare nei prossimi mesi. Sì, ringrazio il sindaco Lucchi per le parole, oltre che per il sottoscritto, ma soprattutto per l'apparato tecnico del Consorzio Bonifica, senza il quale non potremmo fare i tanti interventi che facciamo. Siamo venuti a Berceto oggi perché stiamo facendo un giro in tutte le amministrazioni e da tutti i sindaci per avere, diciamo, un elenco delle priorità, un elenco degli interventi che sono interventi, diremmo, di somma urgenza, visto il diffuso dissesto idrogeologico del nostro Appennino. Le risorse che impegniamo le vogliamo impegnare con il massimo delle priorità, sono risorse che abbiamo grazie alla contribuenza che ci consente di fare investimenti e interventi per mitigare in montagna questo dissesto idrogeologico che ci preoccupa particolarmente e per dare alla comunità, diciamo, strade migliori e versanti più in ordine di quanto non siano adesso. Sono programmate, diciamo, una serie di manutenzioni che riguardano la strada di Pagazzano, Case Giacomone, Lozzo La Preda in comune di Berceto, ovviamente Case Zangrandi, Bergotto Berlovara, poi dopo anche nella zona di Pagazzano. Insomma, sono diversi i lavori urgenti che insieme con il sindaco abbiamo visto e sono interventi assolutamente prioritari. Devo anche spendere una parola, se mi consentite, sulla difesa attiva, perché il Consorzio di Bonifica vorrebbe insieme con i sindaci dell'Appennino individuare attraverso le aziende agricole interventi specifici per pulire i versanti, pulire, diciamo, tenere in ordine un po' meglio il nostro territorio. Sono soldi del Consorzio che insieme progetteremo per fare appunto questo progetto che annunciamo adesso, che è sulla difesa attiva.